Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e con noi oggi Rizzo DJ, ciao! Ciao, ciao! Allora, noi partiamo sempre con una domanda, come dire, un po' per rompere il ghiaccio, ma anche un po' per conoscerci un po' meglio. Vogliamo sapere chi è Rizzo DJ, sia come artista ovviamente, ma anche Rizzo DJ di tutti i giorni, noi siamo molto curiosi. Allora, Rizzo DJ, nasce nel lontano 1986, perciò un po' di anni indietro. E inizia con le prime feste private per poi approdare nelle discoteche e nelle produzioni nel 2004, dove a tuttora faccio come lavoro. Senti, c'è stato un momento, succede un po' a tutti gli artisti, no? Diciamo così, la famosa chiamata, quella che praticamente arriva e ti fa dire no, io da grande farò il DJ, farò il producer. Per te c'è stato questo momento? Non lo so, forse è una cosa che hai dentro, perché è una cosa spontanea, cioè io ho avuto sempre passione per la musica e forse perché ascoltare i dischi di quei tempi, vedere i DJ di quei tempi mi ha un attimino appassionato per poi approdare giustamente a quello che sono oggi. Senti, tra l'altro oggi stiamo vivendo una di quelle grandi rivoluzioni musicali, no? Nel senso, io lo chiamo quasi un terremoto epocale, che è proprio questo della musica liquida, no? Ahimè, addio ai supporti fisici, tengono i vinili, nel senso che tengono ancora duro, ma solo per gli appassionati. Speriamo che ritornano. Speriamo che ritornano, esattamente. Però oggi abbiamo in realtà, dall'altra parte, 60 milioni di brani sullo smartphone. Cioè, com'è oggi fare l'artista, fare il producer, con tutto questo materiale che arriva nell'orecchio dell'utente? È un po' un problema, perché oggi esce tantissima di quella musica che fai anche fatica a proporre anche i tuoi dischi. Cioè, ci sono milioni e milioni ormai di produzioni ogni giorno che naturalmente, ti ripeto, fai fatica a trovare. Poi non lo so, per me secondo me c'è anche poca pubblicità, perché ci sono tanti di quei brani, tante di quelle cose belle che magari non li ascolti dalle altre parti. Comunque è un po', non lo so. È vero questo che hai appena detto, cioè c'è tanta musica, però dobbiamo andarla a cercare, cioè nel senso è vero che abbiamo 60 milioni di brani, ma poi le dobbiamo cercare le canzoni, altrimenti ci ascoltiamo solo quelle 100 che ci fa vedere, esatto, L'algoritmo e si finisce là, insomma. Esatto, 20 anni fa, 30 anni fa, noi prima di tutti questi social erano le radio, perciò quello che trasmetteva la radio, tranne che andavi, come facevo io, nei negozi, c'erano quei dischi che magari non passavano le radio, però li ascoltavi nei negozi, ti piacevano, lo compravi. Ma oggi c'è tanta di quella musica che magari non l'ascolti nelle radio, però la trovi sui vari social o stream dove escono, giustamente. Che poi tra l'altro, ecco, per chi è della mia generazione, insomma, io sono nato negli anni 70 e quindi ho vissuto tutta quella parte. Una volta si andava poi nei negozi di dischi, no? E lì c'era il negoziante che ti diceva oh, ascolta questo pezzo, ascolta questo brano, oppure prenditi questa compilation. Oggi manca molto quella parte. Sì, manca molto, perché all'epoca, allora, cioè, ascoltavamo le radio, passavano la musica commerciale, vabbè, era quella, l'ascoltavi in radio. Però, come hai detto te, andavamo nei negozi di dischi, il proprietario delle volte ti proponeva quel disco, diciamo che all'epoca le chiamavamo underground, sì, no? Sì. Quello da club, quello che magari non passava in radio, però alla fine nelle discoteche veniva suonato, comunque. Oggi tutto questo è poco, cioè, non lo so, non lo trovi. Tranne che ai tuoi contatti personali, allora vabbè. Però, ripeto, se li trovi devi ascoltare tutti i brani che escono fuori tutti i giorni. E lì devi fare delle ricerche, perché io ad esempio faccio così. Io quando se devo fare qualche serata, mi piace a me proporre quella musica underground da club che non viene proposta in radio, propriamente per questo motivo di qua. Per non essere proprio commerciale. Che non mi piace. Esatto, la vedo esattamente come te. Senti, tra l'altro noi invece siamo molto curiosi di ascoltare ovviamente la tua musica e quindi direi di andare in pausa musicale, ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo e poi torniamo.
Qui su Web Live TV Music Destination siamo con Rizzo DJ. Abbiamo appena ascoltato My Scars, il tuo ultimo singolo. In realtà Rizzo DJ versus Daniele Rizzo Exent, quindi una bella joy venture, una bella collaborazione. Esatto, Daniele Rizzo è mio fratello, il più piccolo. Exent è sia un amico che un cantante, perciò già abbiamo fatto anche qualche collaborazione precedente e abbiamo creato questa situazione, va. Senti, come nasce proprio questo brano? Come vi arriva? Allora, io quando faccio le mie produzioni cerco di immaginare. Penso che almeno per un producer, quando produci qualcosa, cerchi di immaginare quello che vuoi fare. Poi, naturalmente, con la collaborazione di Xent, abbiamo cercato, lui ha creato il testo, e abbiamo cercato di fare qualcosa che, diciamo, è di tutti i giorni, no? Che può capitare a tutti. Infatti, se uno riesce a capire il testo, riesce a capire un attimino quello che vuole dire, quello che vuole trasmettere. Infatti, My Scars e le mie radici. Sì. Perciò, esatto, lui Xand cerca di parlare un po' di quello, di come ha vissuto il passato, di tutte le situazioni che lui magari ha vissuto, sia positive che negative, le ha trasmesse con questo brano che poi abbiamo prodotto e abbiamo fatto insieme. Senti, tra l'altro è molto interessante anche la sonorità, no? Cioè, ci hai detto prima, insomma, che ti piace un po' ricercare anche a livello musicale, però ci sono alcuni richiami un po' a quella musica da discoteca che c'era negli anni 90, no? Cioè, hai pescato un po' anche in quelle sonorità. Allora, cerco di fare sempre qualcosa di particolare. Non essere proprio, non voglio copiare, e diciamo, mi piace sempre, a me sinceramente sono nato con la musica techno, sì. Trance, a me piace quei suoni, quel genere musicale, però mi piace anche un po' la progressive, la house, quei suoni un po' melodici che ti trascinano, a me piacciono questi suoni di qua, essere proprio, fare roba proprio commerciale, no. Non riesco, è una cosa più forte di me. Beh, mi piace fare sempre cose diverse, esatto. Ma anche perché poi ognuno ha il suo, come si suol dire, il suo mood, no? Nel senso, e quindi si caratterizza anche per il proprio stile. Sì, 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 poi ripeto, dovrebbero darci anche la mano
le radio, no? Certo, certo, assolutamente. Senti, hai chiaramente vissuto diverse epoche sotto questo punto di vista, nel senso del club, no? Come è cambiato oggi il mondo proprio della discoteca? Cioè, abbiamo, purtroppo non ci sono più i grandi locali, no? Addio a quelle grandi discoteche che hanno fatto grande l'Italia negli anni 90, anche inizio 2000. Oggi sono tutti piccoli localini, molto più easy. Come è cambiato dal tuo punto di vista? Ma secondo me è cambiato tantissimo, tantissimo, perché lo vedo oggi che uno, almeno come me, fa fatica a trovare qualche serata, almeno per quel genere che suono io, perché se ritorniamo, come hai detto te, 20 anni fa, 30 anni fa, c'erano più eventi, la musica si ascoltava da tutte le parti, ascoltavi qualsiasi genere musicale, molte discoteche proponevano molti generi musicali. Se tu andavi a un evento, c'era l'evento techno, trance, c'era, ma era in molte discoteche. Oggi fai fatica pure a trovare queste discoteche, o se vai in qualche club trovi, diciamo, un mistolana, per dirla proprio sporca, perché trovi reggaeton, trovi pop, trovi techno, trovi, cioè, non ci capisci una mazza durante la serata. Cioè, ormai secondo me si è perso tutto, e speriamo di ritrovare invece di nuovo, di rifare tutto quello che c'era 20 anni, 30 anni dietro, perché ripeto, almeno io faccio fatica a trovare, perché se no devo scendere proprio a condizioni del proprietario, che vuole solamente quello che dice lui. A me, sinceramente. No, è vero, tra l'altro vengono un po' anche a mancare quelli che erano i grandi DJ, no? Cioè, nel senso, spesso parlando anche con tanti producer, ci raccontano, noi l'abbiamo vissuto ovviamente, che si andava anche ad ascoltare il DJ, no? Cioè, perché veniva il nome con la N maiuscola. Oggi anche quello è un po' calato molto. Sì, io guarda, io ti dico una cosa, ho la fortuna di conoscere, oltre che essere un amico e pure un producer, è uno dei grandi DJ in Italia, almeno a mio parere, non so se Gianni Parrini. Sì, come no. Gianni Parrini. E io con lui sto facendo tante collaborazioni, faccio parte del suo team, della sua etichetta discografica, che da poco è venuta fuori, e stiamo cercando di fare qualcosa e anche creare qualche evento, propriamente per quel genere musicale che ormai, anche per tanti artisti che ormai fanno fatica a trovare le serate giuste, per sì, dire. Sì, esatto. È quello. Perciò speriamo che ritorni tutto come era pochi anni fa, perché ormai ci sono troppe discoteche che sono discoteche, ahimè. Io non le chiamo neanche discoteche, però. È vero, anche perché abituati a quelli che erano, non so, il Cocorico come il Divine Follie, o comunque la Baia Imperiale, insomma. Duplé, poi vabbè, ce n'è tanti, si sanno le discoteche dell'epoca. Sì, assolutamente. Senti, oggi invece è molto sdoganato. Ne parlavo anche qualche tempo fa con un altro producer. È stato sdoganato, per fortuna, anche invece la figura femminile del DJ, no? Cioè, fino negli anni 90-2000 c'erano pochissime DJ donne. Oggi invece ci sono molte donne anche in gamba, cioè molto forti, molto brave. Leviamo quelle che, diciamo, ovviamente usano spesso i locali per apparenza, per carità, è marketing, parliamo, però diciamo ci sono tante ragazze che sanno fare bene il DJ oggi. Allora, io sono del parere, è giusto che se uno ha una passione, qualcosa, ben venga, ma da quello che vedo io, la maggior parte, poi come hai detto te giustamente, c'è quella brava, ma la maggior parte fanno solamente immagine, perché se poi mi vai a suonare con un pre-mixato e qualcuno se ne accorge, non lo so, perché la maggior parte sono così. Però, come si dice, fatti la nomina. Giustamente. Infatti, guarda, questo è un altro argomento che è molto caldo, specialmente con l'avvento della tecnologia, no? Oggi, per curiosità, mi è capitato di vedere alcuni programmi, alcuni software che praticamente oggi, non dico che il DJ lo possono fare tutti, ovviamente, ma oggi si può fare tranquillamente finta, passami il termine. Sì, guarda, sinceramente, lo possono fare tutti. Perché ormai è così, Come hai detto tu quando abbiamo iniziato questa intervista, i vinili. Sì. Io ho iniziato con quelli, ho avuto la fortuna di conoscere i vinili, ho iniziato con i vinili,
ma era tutta un'altra tecnica, era tutto un altro studio. Lì o ci mettevi passione, impegno, o se no i treni andavano a vapore. È vero, diciamo che mixare i dischi, i vinili, diciamo, è tutta un'altra cosa. Non era una cosa semplice. E non è una cosa semplice. No, non è una cosa semplice. Mi ricordo chi faceva con il nastro i segni sui dischi, insomma, per andare a prendere il punto giusto. Esatto, per prendere subito la battuta. Esatto. Io nel 94 partecipai a una gara regionale di freestyle, che arrivai secondo, ma era tutto in vinile, infatti gli scoccetti sul vinile, perché giustamente se dovevi fare scratch o qualcosa, lì avevi già la cosa e via. Cioè, ma queste cose le sanno? Esattamente, è una maestria che ci vorrebbe da riportare, insomma sarebbe molto interessante, assolutamente. Senti, siamo quasi alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata. Il mondo della musica elettronica è sempre un mondo molto affascinante sotto ogni punto di vista. Però sappiamo anche che nei cassetti dei producer, dei DJ, c'è sempre qualcosa in lievitazione, in preparazione, no? Nel cassetto di Rizzo DJ che c'è? Ci sono tante cose belle che a breve usciranno, almeno con l'anno nuovo. E tutto genere trance, techno, quello che giustamente prediligo io. Giustamente. A parte ogni tanto che faccio giustamente qualcosa di commerciale come My Scars. Però ci vuole anche quello dall'altra parte. Sì, ogni tanto cerco di fare anche qualcosa di commerciale, anche perché uscirà Sweet Mania a breve. E come non citare una delle più grandi compilation, esatto, dance, esatto, che hanno fatto veramente la storia una di questo. Una delle poche compilation che al momento è ancora viva. Esatto, che ancora resiste sotto ogni punto di vista. Ancora resiste, esatto. Questa è una cosa molto interessante. Infatti, in questi giorni uscirà Sweet Mania Dance 2023. Senti, invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono ovviamente seguirti, ascoltarti, anche venire a vedere live, insomma, come e dove ti trovano? Su tutti i social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, ci sono i miei brani su YouTube, perciò Rizzo DJ, metti Rizzo DJ, mi trovi. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Rizzo DJ, fatelo, perché, come diciamo a Roma, è gagliardo e tosto e fa musica come si faceva una volta. Grazie Rizzo per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Linea alla regia.